fiume più lungo della Liguria, ma questa non è l'unica peculiarità del Vara. Da alcuni anni il corso d'acqua in provincia della Spezia, che attraversa la valle del Biologico, è diventato una delle mete preferite da canoisti e rafters. Qui arrivano un po' da tutta Italia e sulle acque dello Spezzino cominciano a vedersi anche gli stranieri. Un motore turistico importante per una vallata che ha fatto della sostenibilità una bandiera. Nel Vara da dove? Vengo da Romagnano Sesia, provincia di Novara. Perché qui? Beh, è lì da vedere. Speriamo ne valga la pena, la prima uscita che faccio oggi in canoa su questo fiume, spero che sia una cosa bella. Loro me ne parlano bene, mi fido. Io ho cominciato da pochissimo, da vecchietto praticamente, faccio i miei bagni in tutti i fiumi d'Italia. Perché nel fiume? È una grandissima passione, il fiume mi è sempre piaciuto. Ho trovato un gruppo di amici che mi hanno portato in canoa e adesso non mollo più. Difficile cominciare? No. Per niente. Io inciterei anche i ragazzini, i giovani, perché subito mette paura vedere l'acqua che corre così, ma in realtà è bellissimo, è una favola, è per niente difficile. Un fiume dalle caratteristiche uniche, il Vara, che permettono l'attività da ottobre a maggio, quando molti altri fiumi alimentati, soprattutto dal disgelo, non permettono la discesa. Oltre alla canoa, anche il rafting la fa da padrone sulle piccole rapide del fiume. A pochi metri dal casello autostradale di Brugnato ci si può iscrivere per una giornata di emozioni da vivere in piena sicurezza. Uno sport per tutti? Direi proprio di sì, qua possono venire le famiglie, i bambini, da 8 anni in su sono ben accetti. Facciamo anche delle attività con diversamente abili, con le scuole, con gli scout, proprio per tutti. Non c'è un limite d'età, quindi tranquillamente proprio chi vuole venire ben accetto. Il tracciato del Vara, che difficoltà ha? È una difficoltà medio facile ed è molto bello perché comunque in un contesto naturale incredibile. La Val di Vara è una valle verde, un polmone verde intatto, non c'è quasi niente di antropizzato, pochi paesi, non è molto abitata, non ci sono insediamenti industriali a monte. Qual è il periodo di maggiore attività? Noi operiamo principalmente da ottobre a giugno con il rafting. E proprio nei mesi invernali che abbiamo la maggiore affluenza, grazie alle precipitazioni, ma soprattutto al rilascio programmato con la Tirreno Power che ci dà l'acqua per consentirci di fare le discese. Questo è un centro unico in Italia? Sì, siamo gli unici a lavorare nel periodo invernale. Nel tratto principale del percorso è ora in costruzione il campo slalom, realizzato dal comune di Sesta Godano, permetterà l'organizzazione di gare e gli allenamenti per gli atleti di molte società liguri, e non solo. La realizzazione del campo slalom, oltre ad essere un sogno che si realizza dopo tantissimi anni che aspettiamo i finanziamenti e la possibilità di lavorare, questa settimana abbiamo visto le prime pietre proprio fisicamente posate per la realizzazione. È importante dal punto di vista canoistico perché di richiamo per tutti i canoisti della Liguria, Toscana e zone limitrofe, è importante per lo sviluppo della canoa perché è un punto di riferimento sia per associazioni sportive amatoriali come la nostra oppure per le associazioni sportive agonistiche che possono venirsi a allenare, quali anche la nazionale di slalom che abbiamo nella base della Marina Militare, che possono venirsi a allenare quei ragazzi che hanno adesso nella nostra squadra nazionale. È importante anche per il territorio. Per il territorio sarà uno sviluppo, penso, molto importante di riflesso, perché le strutture ricettive già nei nostri raduni godono di riflesso di questo impatto di canoisti e famiglie che vengono. Il nome della Val di Vara sta girando adesso sui vari siti internet e avrà un ritorno economico, penso, importante per la vallata. La canoa è uno sport alla portata di tutti, anche dal punto di vista atletico. Permette di vivere giornate a contatto con la natura, a patto di non avere paura di bagnarsi. È uno sport sicuro, ma da affrontare seguendo i consigli dei più esperti. Per una discesa in fiume, la canoa, ma anche qualche regola di sicurezza. Sì, ecco, le cose fondamentali praticamente per scendere un fiume in sicurezza, oltre al gruppo, è avere un salvagente che aiuti in caso di bagno e il caschetto. Sono i due accessori fondamentali per fare la discesa in sicurezza. Poi, a seconda del clima e delle giornate, ovviamente c'è pure l'abbigliamento che deve essere idoneo alla situazione. Puoi mai andare da soli, ma con un gruppo di amici. Sì, fondamentale un gruppo di amici, affiatato, e nel gruppo ci deve sempre essere un leader, che è la persona più esperta, che dà delle direttive ben precise. Quindi, importante divertirsi.